spettatori italiani. Ben ritrovati sulle note di I'm Coming Virginia, il brano musicale scelto perché era il più caro a Enzo Bearzot. Ci sarà anche altra musica stasera in onore dei personaggi che tra poco vi presenterò. Due fili conduttori, due piani più o meno paralleli. Il primo è strettamente calcistico, con una disamina tecnica, tattica del campionato, ma in partenza direi della Coppa, che insomma sta bocciando una volta di più il calcio italiano. Il secondo filone, che è collaterale, è una riflessione sul tifo, che avendo, se ci riflettete un attimo, lo stesso nome di una patologia, probabilmente bene non può fare, soprattutto se preso a dosi massive. Di questo ci parlerà in particolare la prima degli ospiti che vi passo a presentare, direttamente da Essere e Benessere, fortunata trasmissione del mattino di Radio 24, Nicoletta Carbone. Buonasera a voi, ciao Gigi. Ciao Nicoletta, il più anticonformista e direi anche il più colto, come scopriremo insieme, degli allenatori di casa nostra, Giovanni Galeone. Ciao. Ciao. Grazie. Giovanni Galeone, che da questo momento non è più Giovanni o Gianni, ma è Gale, perché sennò Gianni si confonderebbe con la persona che c'è di fronte a lui, che è Gianni Mura. Va bene. Ciao. Va bene, accettato? Ciao Gianni, bentornato, grazie, editorialista di Repubblica, è ovvio, e un sacco di altre cose, presenti e anche future. Alle agenzie, pronto a tenerci aggiornati su Villarreal Napoli, ma non solo, troviamo Patrick Pavesi, buonasera. Buonasera Gigi, a te e ai tuoi ospiti. Vi terremo aggiornati ovviamente su questa partita, sulla partita tra Villarreal e Napoli, partita di ritorno, 0-0 all'andata, inizia tra pochi minuti alle 21.05. Vi ricordo, ne approfitto subito, il nostro indirizzo email che è studio1footballclub@studio1.it. Potete scriverci in diretta le vostre domande agli ospiti di Gigi Garanzini. Cominciamo dall'Europa, comincio da te Gianni. Allora 01 23 01 non è un prefisso telefonico misterioso, ma è il bilancio delle partite di andata giocate tutte in casa dalle tre squadre italiane. Allora, aspettando il Napoli, mi sembra che parlare di disastro sia ancora prematuro, perché c'è una partita di ritorno che in qualche caso magari potrà anche capovolgere, ma certo si presenta in un certo modo. Si presenta male, la cosa peggiore è avere perso contro tre scuole diverse, cioè non c'è per esempio la Spagna di turno che dice giocano in un certo modo, no, c'è una squadra inglese, c'è una squadra tedesca e c'è una squadra ucraina, sia pure piena di brasiliani, e contro tutte queste tre squadre la cosa che mi ha colpito di più è l'inferiorità tecnica, è un mio vecchio pallino. Però secondo me se non si ritorna a insegnare il dribbling, che per esempio nell'Inter sembra caratteristica del solo Eto'o in maniera, e nella Roma di Vucinic e di Totti, cioè se non si ricerca la superiorità numerica anche così, come una volta, con la tecnica saltando l'uomo, per me sarà sempre più dura. Senti, Galeone... Tu sull'aspetto tecnico penso sarai d'accordo, adesso ce lo confermi. Aggiungerei anche, se non si torna a imparare a difendere come difendeva una volta il calcio italiano, in aggiunta a questo. Si tratta anche di non avere elementi. Adesso in Italia ci sono pochissimi difensori. Ho visto uno per mezz'ora, tre quarti di un tempo, questo Ranocchia che non conoscevo benissimo, pur giocando a Bari, eccetera, che mi sembra un buon difensore. Per il resto... Se torniamo indietro addirittura al terribile mondiale che abbiamo passato, basta pensare alla coppia centrale che formava la nostra difesa, era la coppia centrale della Juventus che aveva subito qualcosa come 56 gol in un campionato e 16 sconfitte. E quindi era inevitabile, forse preventivabile, che la nazionale non andasse molto avanti. Io non vedo difensori italiani molto forti, d'altronde l'anno scorso se pensi all'Inter che ha vinto un po' tutto, anche se insomma, in maniera anche qualcuno un po' avventuroso. L'ha vinto un po' avventurosa, però giocava con Maicon, con Lucio, con Samuel, con Chivu e la prima riserva era Cordoba, certo. Cioè cinque stranieri senza un italiano, Santon, questo ragazzino che era tanto bravo, di cui si parlava molto bene, si è un po' sperso. Si è perso. E io non vedo grandi difensori, non è il modo solo di difendere.
parte che l'atteggiamento in campo non è solo questa storia di difendere che tutti devono aiutare, tutte queste storie qua, perché tu vedi il Bayern che viene a giocare a Milano e gioca con Robben, Miller e Ribéry e Gomez davanti. Certo. Io vorrei vedere quale squadra italiana, se non forse l'Inter l'anno scorso di Mau, si presenta in una competizione europea con questo, e proponendo gioco. Noi certo. Non proponiamo gioco, sembra sempre che ci si debba adattare a quello che è il gioco degli avversari. E poi c'è questa mancanza di tecnica, come fa notare Gianni. È stato bellissimo, secondo me, io non l'avevo notato, il fatto che abbiamo perso non con gli inglesi, non con le tedesche, non solo con le russe, no, abbiamo perso con tutti. Abbiamo perso con tutti. Certo, e verdetti, verdetti sono questi. Sì, non dico incontestabili, ma comunque verdetti ci abbastanza chiari. Ci sono 5 squadre russe che sono tra Coppa Campioni, come si chiama, e UEFA. Certo. Se guardate questo tabellone che avete in favore di camera ciascuno di voi, questo è il bilancio delle squadre italiane in Europa di questa stagione, che comprende anche l'Europa League d'autunno. Quindi ci sono 11 vittorie, 16 pareggi e 13 sconfitte, ma con dentro squadre, adesso ridicole, ma è una cosa che non è mai bello dire. Ma con Metallist-Kharkov. Certo, con squadre che nella fase a gironi dell'Europa League era persino imbarazzanti, non le trovare sulla carta geografica. Sai, la misura però, dopo che ce la siamo presa con la Sampdoria o con chi vuoi, è che la Juve non ne ha vinta e non ne ha persa una. Mm. Cioè, non ne ha vinta una in Europa, anche contro il Salisburgo, voglio dire. Quindi queste sono difficoltà oggettive. Non solo a fare gioco, ma a pararti da quello degli altri. Si capisce. Io approfitterei ancora un istante della pazienza di Nicoletta. Imparo un sacco di cose. Bene. Così poi quando ti interrogano anche a casa. Dico anch'io la mia. Brava. Perché volevo arrivare ad altre due cose di attualità. Una è, per esempio, il rendimento, insomma, delle tre sconfitte in casa, quella che ha fatto un po' più di sensazione, quella di ieri, perché comunque parliamo della squadra campione d'Europa, che in Italia, da quando è targata Leonardo, ha un rendimento che potete vedere che è eccellente, perché insomma 8 vittorie, è vero che ne hanno perse 3, ma 8 vittorie, un pareggio, ma poi vinto i rigori col Napoli. Un bilancio abbastanza positivo, soprattutto tenendo conto del pregresso, cioè della situazione precedente, con i rinforzi, con Ranocchio, con quello che volete. Diceva Gale che prima, che questi hanno tenuto, cioè il Bayern di fronte a questa squadra che giocava sul suo campo, ha tenuto il pallino 60 su 90 o di più, sì. Dopo, per carità, l'Inter avrebbe anche potuto pareggiare la partita, però sì. Il Bayern non ha rubato niente, assolutamente, ha avuto delle grandi occasioni, ha preso 2 pali, il loro portiere è stato bravo in un paio di occasioni, una buona partita, per carità, di tutte e due le squadre, però il Bayern ha giocato e ha giocato bene, cose che difficilmente si vede fare da una squadra che va all'estero, perché adesso per farti un esempio, l'anno scorso a Barcellona ci fu la partita che poi l'Inter pareggiò e si qualificò, no? Perse Gona, alla fine, gol annullato, poi al Barcellona, eccetera. Fu una disposizione, una tattica di difesa che bisognerebbe far vedere probabilmente a Coverciano per insegnare come ci si difende. È vero che erano in 10 dall'inizio della partita, però si è solo esclusivamente difesa, non ha giocato, non ha proposto un'azione d'attacco. E molte squadre italiane fanno così, pensando che si giochi così a calcio, e questo è sbagliatissimo. Se non proponi calcio e se non lo proponi già, questo è un altro discorso che probabilmente faremo più avanti e più bisognerebbe approfondire, se non lo proponi nei settori giovanili, se non nei Viareggio, come nei fanno cose, loro a Barcellona qua, per esempio, è difficile poi trovare riscontro nelle prime squadre. Gianni, per non esaurire certamente, ma per continuare un discorso cronologico, ieri c'è stato anche questo recupero di campionato a Roma, che non c'entra con questo discorso attuale, ma c'entra con il fatto che si è visto un allenatore nuovo in panchina, in una soluzione forse di autogestione o di qualcosa del genere, no? Da un punto di vista ambientale. E per una squadra che tra l'altro tra poco dovrà provare appunto in Ucraina a salvare il salvabile. Che soluzione è quella di promuovere un allenatore titolare, questo Montella, che qui vediamo nei suoi anni d'oro
da centravanti, che stava allenando bene la primavera, e che fatalmente cos'è? Ha l'età dei Totti e di questi, insomma. Ci ha giocato assieme, anzi. Beh, la prima risposta che mi viene è che è una soluzione economica. Sì. E quindi a questo punto della stagione salviamo il salvabile e proviamo con Montella, insomma, come è successo anche da altre parti. E quindi a Roma mi sembra evidente che volevano far fuori Ranieri, che ultimamente ci ha messo un po' del suo. Volevano, per fare i nomi intendo la squadra e anche la società, sì. E alla fine ci sono riusciti. Per me la Roma resta comunque un mistero, perché io la vedo teoricamente più forte dell'anno scorso, quando ha fatto la rincorsa, la rimonta che sappiamo, ma evidentemente si è rotto qualche cosa a livello di gruppo, a livello di spogliatoio, per cui io non ho mai visto una squadra lamentarsi a ogni sostituzione come la Roma, sì. Proprio, cioè, anche a 30 secondi dalla fine tutti ti mandano a quel paese. Secondo te, magari a noi fa velo l'amicizia, ma insomma, adesso era tardi, ma quando si potevano ancora centrare gli obiettivi, se un mesetto fa, per dire, a qualcuno fosse venuto in mente una persona seduta a questo tavolo con la sua capacità di sdrammatizzare, con la sua capacità di rimotivare magari dei giocatori delusi e di gestire, non sto parlando di te, no, e neanche di me, neanche di Nicoletta, posso dedurre che si parli di Galeone? Beh, secondo me poteva essere un'idea, insomma. Magari... Allora, due cose, una contro quest'idea è... Roma è troppo lontana dal mare per i gusti di Galeone. Vabbè, non è neanche a... Non è Bolzano, però lui vorrebbe proprio uscire a piedi nudi e trovare la spiaggia. Quindi Roma non andava bene. Da un punto di vista calcistico credo che si sarebbero divertiti molto. Come o forse più che ai tempi di Zeman. Anch'io ho avuto quella sensazione lì con i giocatori di talento che ha la Roma, perché lui... Secondo me non sono mai piaciuti gli scarponi, nella Roma ce n'è, ma c'è anche una buona percentuale di piedi buoni, quindi si tratta semplicemente, credo che lui con uno come Menez per esempio riuscirebbe a fare, siccome c'è riuscito con Berlinghieri, non vedo perché non con Menez, e forse caverebbe gli ultimi endecasillabi anche da Totti. Ma tanto questo non succede, quindi stiamo sembra che facciamo una captaccia. Non glielo chiediamo neanche a lui, perché magari ne riparliamo dopo, esatto. Perché io sarei curioso di questa idea che ti ripeto. Sì, ma anch'io sarei curioso di averlo, perché c'è poi da dire questo, che una grande squadra non l'ha mai avuta, questa è probabilmente l'unica ingiustizia del calcio, ma poi insomma... Credo che sopravviverà. Sì, questa ho l'impressione anch'io. Sì, ce la facciamo, sì. Gale, ce la facciamo. Senti, Nicoletta, diceva Giovanni Arpino che la parola tifo in greco significa nebbia. Allora, tuo marito, medico, primario, nefrologo e interista, ogni tanto ti risulta annebbiato? Ogni tanto? Sì, tipo, parecchio. Sì, sì. Sono contenta di poterlo dire qua, ma molti tifosi mi sembrano annebbiati. No, anche non soltanto lui. Non soltanto lui. Pensa che ti sta venendo con questa scenografia in questo momento, in cui ci sono i colori involontariamente del Bayern, cioè che della squadra di che ieri sera ha vinto Milano. Sì. Ed è una scelta che Patrizia Bocconi, la nostra scenografa, ha fatto tanto tempo fa, quindi quando nemmeno si sapeva che l'Inter aveva giocato col Bayern. Questo era un inciso. Però in effetti il tifo dà la testa, nel bene e nel male. Soffrono. Io erano già agitati prima. Io sentivo anche in redazione tifosi che dicevano non dirmi niente, aspetto l'Inter. E poi se le sono prese, e stamattina io ti devo dire che mio marito era annebbiato, affaticato. E allora io mi chiedo, dato che io di calcio non ne capisco assolutamente nulla, ma chi te lo fa fare? Perché soffrire per una squadra, perché rovinarti la giornata per 11 ragazzi che per me sono in mutande, anche se hai tanti, sì, dietro una palla. E poi però qualcosa mi frulla e dico, un po' lo invidio, perché il tifo, innamorarsi di una squadra che poi è la tua squadra per sempre, è un po'... È una passione che ti aiuta a vivere, c'è un mondo di emozioni, di parole, di aspettative...
che io non, di cui non riesco a capire bene i meccanismi, però è proprio questo amore disinteressato, non hanno niente in cambio e soffrono. E questo, questo è molto bello. Da una molto parte. Bello, sì. Però mi chiedo anche... Viverci accanto magari no. Sì, in certi momenti, in alcuni momenti mi rendo conto che sia più difficile. Dato che il tifo è anche una valvola di sfogo, è una passione ma è anche una valvola di sfogo, no? Da tante cose, certo. Da tante frustrazioni. Mi domando, ricordandoti prima però che siamo in fascia protetta, voi non tifose, come vi sfogate? A che cosa sostituite il ma tifo? Ma tu dici non tifose con compagni o mariti tifosi o non tifose no, in generale? In assoluto, in generale. Ma io ti dico, io da moglie di tifoso, quando lui va alla partita, noi non siamo più come Rita Pavone, insomma, voleva andare pure lei, no? Noi ci siamo organizzate, per cui se loro escono noi ci ritroviamo a casa, chiacchieriamo, beviamo, insomma facciamo delle piccole degustazioni. Se invece decidono di stare a casa, mio marito ad esempio vede la partita in solitaria, per cui non vuole nessuno, noi che siamo tre donne allora approfittiamo e andiamo, ci proviamo ai ristoranti etnici di Milano, anche al teatro, andiamo a vedere film che lui non vorrebbe vedere, insomma siamo organizzate e devo dire che... Legittima va difesa. Bene, va bene. Questo era il tifo visto inizialmente a volo di uccello, perché poi ci arriviamo un po' più in concreto. La prima delle letture di stasera, voi sapete che la lettura è un angolo di quelli che coltiviamo in maniera particolare. Qui c'è ogni sera un attore diverso della scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretta da Luca Ronconi, e dato che Galeone, più che tutto sport o comunque diciamo letture specialistiche del mestiere, ha sempre un po' coltivato i classici. Allora partiamo leggero e partiamo da un brano di Pierpaolo Pasolini, Simone Tangolo. Ci può essere un calcio come linguaggio fondamentalmente prosastico e un calcio come linguaggio fondamentalmente poetico. Per spiegarmi darò, anticipando le conclusioni, alcuni esempi. Bulgarelli gioca un calcio in prosa. Egli è un prosatore realista. Riva gioca un calcio in poesia. Egli è un poeta realista. Corso gioca un calcio in poesia, ma non è un poeta realista. È un poeta un po' modì, extravagant. Rivera gioca un calcio in prosa, ma la sua è una prosa poetica, da Elzeviro. Anche Mazzola è un elzevirista, che potrebbe scrivere sul Corriere della Sera. Ma è più poeta di Rivera. Ogni tanto egli interrompe la prosa e inventa lì per lì due versi folgoranti. Si noti bene che tra la prosa e la poesia non faccio distinzione di valore. La mia è una distinzione puramente tecnica. Tuttavia, intendiamoci, la letteratura italiana, specie recente, è la letteratura degli Elzeviri. Essi sono eleganti e al limite estetizzanti. Il loro fondo è quasi sempre conservatore e un po' provinciale. Insomma, democristiano. Fra tutti i linguaggi che si parlano in un paese, anche i più gergali e ostici, c'è un terreno comune, che è la cultura di quel paese, la sua attualità storica. Così, proprio per ragioni di cultura e di storia, il calcio di alcuni popoli è fondamentalmente in prosa, prosa realistica o prosa estetizzante. Quest'ultimo è il caso dell'Italia. Mentre il calcio di altri popoli è fondamentalmente in poesia. Ci ritorniamo subito dopo la pubblicità, avendo cura però di sottolineare prima che spero non vi siate perse queste immagini che facevano da sfondo alla lettura con delle fotografie di allora, magnifiche tra l'altro, proprio di Pierpaolo Pasolini. Pubblicità. Giovanni Galeone è friulano ma d'adozione, di nascita è? Napoletano. Napoletano.
aggancio per andare a trasferirci rapidamente alle agenzie e sentire come sta andando a Villarreal. Sta andando molto bene Gigi, perché proprio pochi secondi fa ha segnato il Napoli, ha segnato Marek Hamšík il gol dell'1-0 al 17° minuto, dunque si sblocca la situazione a Villarreal, un buon risultato per il Napoli dopo lo 0-0 dell'andata. Vi segnalo anche questa cosa per inserirci nella discussione, il passaggio del turno agli ottavi di finale da parte dello Zenit San Pietroburgo di un italiano, Spalletti. Credo che il gol, sì certo Spalletti, grazie, ma credo che il gol di Hamšík sia stato accolto con entusiasmo a Napoli e con discreto favore anche a Milano, perché se per caso, dico io, in vista di Milan-Napoli di lunedì, se il gol lo segnava il Villarreal e magari chiudeva la partita in fretta, il Napoli si riposava. Invece... Sì, ma ne ha lasciati fuori qualcuno, così sembra. Sì. Così sembra. Però un bel risultato, dai, è una risultato. Rimonta, se va avanti così speriamo. Te. Magnifico risultato. Gianni, ho visto che il nostro amico Galeone stava rileggendo il testo di quel brano di Pasolini e io ho notato che tu hai preso un paio di note durante la lettura. Sì, cederei al vero allenatore, insomma. Al vero allenatore. Dica vero allenatore, allora. Il vero allenatore è perplesso sul Mazzola... poetico e Rivera da prosa e soprattutto c'è da dare Gianni da riva poetico che invece era proprio l'essenza della prosa, diciamo, ecco. Quindi diciamo che c'era... Per il resto però più che altro ho sentito molto bene la lettura, però guardavo le fotografie di Pierpaolo, tra parentesi speravo anche di vedermi. Di vederti anche tu, perché a quell'epoca... Sì. Certo. Sì, ho giocato anch'io, però erano delle partite fatte con una nazionale cantanti, perché ho visto Morandi, poi ho visto Citti, ho visto Ninetto Davoli, ho visto... Certo. Però le abbiamo fatte tante anche noi a Grado, con Fabio Cappello, con Riva, con Sormani, con tutta quella banda lì. Era un'epoca in cui ci si divertiva. Sì, era un'epoca un po' di più. In cui andavano quasi tutti i calciatori, li trovavi a Grado per le sabbiature. Le sabbiature, certo. Cioè le Maldive non erano ancora frequentate. Un anno lui stava girando Medea con la Callas e quindi ne abbiamo fatte diverse di partite, perché girava lì vicino a Grado, a Marano Lagunare praticamente, su alcune dune, su quelle cose lì e... Era spesso lì a Grado. Se parli di Medea e della Cara stiamo parlando di 40 anni fa. Ah, sì, 70 direi. Sì, sì, 69, è uscito nel 69 o 70 quel film. 70. Uno dei grandi capolavori di Pasolini. Noi non era, nessuno di noi era nato, quindi figuriamoci, l'abbiamo lette. Queste cose le abbiamo lette, cosa che ne sappiamo. Sentite, poche volte come quest'anno si sono registrate nel nostro campionato, e secondo me è un altro segnale di mediocrità, ma poi dovete dirmelo voi, delle dipendenze autentiche da un giocatore. Guardate questa grafica, preparata come sempre da Franco Piantanida, che riguarda, ce l'hai là Gianni, che riguarda Ibrahimovic. Allora, 18 punti da 8 gol decisivi, suoi su 13 totali segnati, 17 punti da 7 assist decisivi, diciamo 35 punti, questi sono conteggi ovviamente particolari, ma sono il 63% del fatturato del Milan. No? Allora, secondo me è un dato impressionante. D'altra parte si dice che il Milan è Ibra dipendente, poi ne parliamo. Però volevo farvi notare come almeno altri due giocatori... Vede Bologna. Bravissimo, e adesso arrivo, no? La trovo preparato, quindi o hai spiato prima o sei preparato. Di Vaio a Bologna, fatturato 65,7%, e Cavani a Palermo, a Napoli, pardon, fatturato 61,5%. Allora, cosa vuol dire Gale? È un pregio o è un difetto? Nel senso che questi sono grandi ma non canalizzano e non obbligano troppo il gioco a passare attraverso il loro snodo? Chiedo. Ma sono, a parte che i goleador ci sono sempre stati, Angelillo nell'Inter, Altafini eccetera, ci sono sempre stati, Gigi Riva nel Cagliari, è evidente che se tu togli anche, non c'è qua nella grafica, ma togli Di Natale all'Udinese, probabilmente Sanchez è molto bravo ma fa 7 gol o 10 in un campionato, però vedi... Non è che sia solo finalizzato lì il gioco, in alcuni casi sì,
in alcuni casi sì. Io vedo più il caso di Ibrahimovic, la ricerca assoluta di questo giocatore qua, no? Perché lo ha fatto anche l'Inter, e dove lo ha fatto meno, stranamente, o forse come prova, lo ha fatto a Barcellona, cioè non lo ha fatto a Barcellona, infatti non giocava e ha fatto il peggior anno negli ultimi 10 anni della sua carriera. Certo. Quindi su di lui direi di sì, sugli altri... Sai, è un po' il gioco che li porta nelle zone gol, sono dei gol adornati, soprattutto Di Vaio, più che Cavani, che ha imparato molto quest'anno, negli ultimi anni, a fare gol. Prima nel Palermo non ne faceva tantissimi, sì. Per esempio. Però sì, non è un limite di una squadra, è un limite se cerchi questi palloni alti solamente su un giocatore, per perché come unica possibilità di soluzione, allora sì, questo è un limite. Però questo qui è talmente bravo, tra parentesi, sai, fisicamente impressionante, poi ha dei piedi, una tecnica formidabile, no? Quindi si sfrutta anche questo di lui. Di Cavani c'è anche da dire che a Napoli lo ha impostato da prima punta e ci ha visto bene Mazzarri, perché al Palermo giocava esterno facendo un gran movimento, e comunque mi impressiona anche adesso. Credo che con Eto'o sia l'attaccante che si muove di più nell'arco di una partita. Cioè, proprio quello che si diceva una volta di Valentino Mazzola, che tu ricorderai, lo trovi a difendere in area e dopo mezzo minuto ti ha fatto il gol. Sì, quei là poi erano giocatori, quello là era diciamo, una mezzala. Diciamo. Esatto, questi da attaccanti poi sono impressionanti ancora di più. No? Cavani ha una facilità di corsa incredibile, cosa che magari... Ibra non ha tanto, perché sì. Ibra guarda solo la fase finale dell'azione, ogni tanto torna sulla metà campo per fare qualche colpo di tacco, qualche cosa del genere, e non sempre gli va bene, tra le altre cose, mentre la facilità di corsa di Cavani è proprio, gli rende facile anche i rientri, certo. E quindi riproporsi anche in avanti, è una corsa pazzesca, come diceva Gianni, solo Eto'o. Probabilmente con un altro tipo di corsa, magari meno scavallata, la può avere. Senti Gianni, e questo Di Vaio invece, che se ci mettiamo anche l'età, se ci mettiamo il fatto che ha avuto anche le grandi occasioni, poi in genere quando uno fallisce o comunque non si realizza in pieno, con le grandi occasioni, le grandi squadre, nazionale compresa, poi come dire ha il declino, no? Il declino si accelera. Lui invece è tornato in provincia, insomma è tornato... Sì, c'è un precedente molto illustre, se vuoi, ed è quello di Roberto Baggio, che aveva cambiato praticamente tutti gli squadroni possibili partendo da Firenze, le due milanesi, la Juve, e già anzianotto come Di Vaio a Bologna ha trovato una seconda giovinezza e poi ancora a Brescia, quindi ci deve essere qualche cosa, si continua a dire la sana provincia, io sono cose a cui non credo più tanto ormai alla sana provincia. Però qualcosa ci deve essere. Di Vaio sta praticamente salvando il Bologna con i suoi gol. E non è il primo anno che lo fa. E comunque devo anche dire che il Bologna è messo in campo perché siano tutti per Di Vaio. Certo. C'è una logica in questo. Sai, poi quando uno la butta dentro, il goleador è forse col portiere, un po' in declino, è forse l'unico specialista che è ancora rimasto nel calcio. L'unico vero specialista. È vero. Questo è verissimo. E mancando i difensori, come dicevate prima, va un po' a nozze. Certo. Se parliamo di specialisti, Nicoletta, di specialisti che si occupano appunto di rischi connessi al tifo. Dunque, l'organo più a rischio, credo che anche in questo caso... Il cuore. È il cuore. La passione si sente, la passione si paga. I cardiologi dicono che c'è un rischio alto, una relazione molto stretta tra tifo e rischio cardiaco, e sono andati un po' a misurare quanto potesse essere grande questo rischio. L'occasione è stata data dai mondiali del 2006 e i cardiologi hanno detto vabbè, vediamo, misuriamo il numero dei ricoveri tra maggio e luglio negli ospedali vicino a Monaco, poi li hanno confrontati con i casi del 2005 e i casi del 2003, hanno riportato un numero di 4.000 e rotte persone con infarto. Ma la cosa interessante è stata notare che quando giocava la nazionale tedesca il numero degli infarti triplicava nei maschi e raddoppiava nelle femmine. Si verificavano a 2 ore dall'inizio della partita
e in soggetti che non sapevano minimamente di avere delle coronarie a rischio, cioè, e quindi in soggetti ignoravano che ignoravano patologie assolutamente. E quindi questo ha fatto riflettere, e da lì poi si sono mossi altri studi, poi anche altri medici hanno cercato di studiare il fenomeno sotto un'altra angolatura, ma comunque il cuore a rischio, e soprattutto il tifoso si fa prendere dalla passione e non sa che qualche cosa dentro di lui capita. Ma quindi, scusami un attimo, due ore prima vorrebbe dire due ore dopo, dall'inizio due ore dall'inizio. Ecco, ho capito prima. Quindi il momento critico arriva dopo la... Sì. Cioè il sovraccarico di emozioni. Anche se ricevo anche altri dati sul Meazzi, insomma, qualche piccolo, adesso mi fai fare la parte di quella che gufa, qualche piccolo. Ma non gufa, cioè, coccoloncino, no, riferisce. Coccoloncino c'è. In forma. Anche a livello così di cefalea, ma soprattutto chi è più esposto come organo è proprio il cuore. Che insomma, perché le persone non si controllano, poi ci sono delle persone che sono potenzialmente a rischio, dovrebbero controllare il loro cuore indipendentemente se tifosi o no, no? Penso alle persone un po' sovrappeso, alle persone che pensi alle persone un po' sovrappeso? No, alle persone un po' sovrappeso, domanda. Perché si parla di sindrome metabolica, quindi ipertensione, glicemia morsa, chili in più, insomma il cuore fa fatica, e poi se il cuore è appassionato rischia di più, per cui io una propostina ce l'avrei. Ecco, perché tu sei famosa per le propostine radiofoniche del mattino, nel senso che tu prima fai queste disamine e poi passi alla fase propositiva. No, io non so come intanto funzioni. Si prepara, torna a prepararsi il nostro amico attore, perché cosa è molto breve. Dimmi tu. Dato che c'è questa tessera del tifoso, ci sono gli sconti, un po' come nei supermercati. Sì, la tessera del tifoso ha anche, credo, qualche ci sono agevolazione. Delle promozioni, prevede, cosa fanno? Sì. Non ne ho la più pallida idea. Saranno dei barellieri in caso di coccolone, gratis. No, però io dico, quando uno si diventa tifoso e dice vado a vedere la tessera, questa cosa qua. Sì. Bene. Allora, se io fossi il presidente di una società... Dell'Inter, se io fossi Moratti... io direi, bene, dato che io ho a cuore il tuo cuore di interista, nero-azzurro, eccetera, invece che sconti o cosa, io ti regalo un controllo al tuo cuore, perché il cuore del tifoso ad una squadra, per una squadra è importante, penso anche per quelli che ci sono in... Cioè, all'atto della stipula della tessera? Un controllino. Un elettrocardiogramma? Sì. Tu puoi andare dove vuoi, ti fai un elettrocardiogramma, misuri la pressione, vedi, fai un piccolo check. E poi vai a vedere la partita, salvi il cuore del tifoso e risparmi Gallerine. Un sacco di... Perché noi non abbiamo più soldi. Perché abbiamo portato via due volte per la panchina. Ah sì? Perché ha portato via due volte per ragioni cardiache. No, non avevo mica niente. Per sospetti cardiaci. Vabbè, però... abbiamo più soldi però per lì curare. Non è il tifo che fa male, capito? Cioè, lì attenzione, ma d'altronde credo che non sia estraneo al tifo stesso, la tensione, certo. Perché certo. Il tifo provoca, credo, una ma una è che fase è il bello anche del tifo, no? Sì, è il bello del tifo. È quando bello del tifo, a meno, ma la tensione che... non iperteso. Appunto, fino a quando non dico, perché non li facciamo sì, non tutti, cioè, Ivan il Terribile non ha quelle tipi di tensione. C'era la spiegazione dal greco che dava soldati. Sì. Però ricordo a tutti che passione e patire in latino hanno la stessa origine. Certo. E quindi c'è probabilmente una forma di masochismo, nel senso che c'è questa felicità nella sofferenza. Poi ci può anche essere qualche cosa che salta nelle valvole, certamente. Ma dato che a uno piace soffrire, c'è una passione della sofferenza, uno vuole farlo il più a lungo possibile, per cui si mantiene il cuore sano, così cioè, continua. Rimane il fatto. Se no, che... sai, fino alla fine e oltre, perché... Fino alla fine e oltre? Forse non sai che molti in Inghilterra, in Italia non ancora, molti tifosi lasciano scritto che vogliono essere le loro ceneri nel campo, sparse nel campo. Piuttosto che come no. Poi come è chiaro che il Manchester costa di più farsi seppellire, perché è come essere al Monumentale nel Famedio. Certo. E magari costa molto meno al Norwich, però in Inghilterra e anche in Germania, siccome i soldi ormai, come dicevi giustamente, i soldi non ci sono, dobbiamo prevenire, e invece per la squadra di calcio i soldi non ci sono e li pigliamo anche dai morti.
Però l'idea cioè, fermandoci un detto attimo brutalmente, prima, no, detto brutalmente, con allegria anche. No, con allegria, ma anche in Sud America. Se voglio essere sepolto con la maglia del Boca Juniors, piuttosto che ormai si moltiplicano... Sud America c'è anche il suicidio di massa, sì, si moltiplicano questi deliri in giro per il mondo. Però la proposta di Nicoletta... Brasile, quando prese con l'Uruguay, ce ne furono 250. La proposta di Nicoletta di rendere finalmente utile questa inutile... tessera del tifoso, secondo me avrebbe un senso. Brava, cioè, si tratta di fare una tessera sanitaria o una tessera calcistica sanitaria o sanitaria calcistica. Questo è vero, potrebbe essere un'altra idea. Sentite, io tornerei un attimo tornerei da Simone Tangolo per un'altra lettura. E dato che appunto il professor Galeone ci va sempre leggerissimo con le sue scelte letterarie, stavolta La morale stanca di Cesare Pavese. Traversare una strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo, ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate pomeriggi che fino le piazze son vuote, distese, sotto il sole che sta per calare. E quest'uomo, che giunge per un viale di inutili piante, si ferma. Val la pena essere solo per essere sempre più solo? Solamente girarle, le piazze e le strade, sono vuote. Bisogna fermare una donna e parlare e deciderla a vivere insieme. Altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca i discorsi e racconta i progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo nella piazza deserta che si incontra qualcuno, ma chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi, sente solo il selciato che han fatto altri uomini dalle mani indurite come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta, ci sarà certamente quella donna per strada che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa. Non è colpa di nessuno se lui è da letture colte, no? Le abbiamo scelte in omaggio con la consulenza tua, e quindi la prossima volta cercheremo un allenatore, ripeto, che legga quotidiani sportivi, così magari saremo un po' più... La scelta degli ospiti non è mia. E quindi è tua, e io posso solo dare dei suggerimenti a latere. Certo, va bene. Se ne cerchi che hanno letto Pavese, ti posso dire che era una delle passioni... giovanili di Sacchi. Sacchi anche. Bene, abbiamo reso giustizia anche a lui. Poi è cresciuto e non ha più letto Pavese. Un po' di pubblicità, sì. Bellissima questa cosa. Questa la ricordavo. Credo manchi poco ormai alla fine del primo tempo, quindi potremmo tornare in postazione da Patrick Pavesi a sentire se il Napoli regge. Manca effettivamente molto poco, mancano 3 minuti circa più recupero, il Napoli continua a vincere per 1-0, il gol segnato al 17esimo del primo tempo da Hamsik. Ci sono state un paio di buone occasioni per il Villarreal intorno alla mezz'ora, ma poi il Napoli ha ripreso in mano la partita, ha costruito ancora molto con Lavezzi, che a tu per tu col portiere però ha sbagliato un'occasione davvero facile che poteva chiudere i giochi. La partita è ancora lunga, ma il Napoli dà l'impressione di poterla tenere. Approfitto, Gigi, della linea per ricordare ai nostri telespettatori l'indirizzo email, che è studio1footballclub@studio1.it, al quale potete scriverci in ogni momento in diretta per gli ospiti di Gigi Garanzini. Certo, non cominciate a spiegare che problemi di salute avete per Nicoletta, perché insomma adesso questa non è la sede, perché sennò fanno come ti tocca tutte le mattine, insomma adesso è sera e quindi è nel suo tempo libero, però insomma ci siamo capiti. Tra l'altro il Napoli, avendo lo 0-0 dell'andata, un gol può anche prenderlo e non succederebbe ancora nulla, si qualificherebbe. Senti,
Gianni, il personaggio Galeone, no? Che tra l'altro è reduce abbastanza fresco da un compleanno a cifra tonda che davvero non si direbbe e che ci guardiamo bene dal dettagliare, tu sei stato il suo primo cantore, direi, no? Diciamo che l'hai scoperto, cantore forse non è un po' troppo, è un po' eccessivo, perché, vabbè, sì, però, ma il suo primo cantore è stato lui. Essendo molto indipendente non aveva bisogno di cantori, io mi sono limitato a sottolinearne la profonda differenza con i suoi colleghi, sì. Ma non solo perché leggeva certi libri anziché certi fumetti o perché era un habitué del Festival di Venezia, ma perché faceva dei discorsi non banali con i calciatori, cioè uno dei pochi che ho sentito rimproverare quelli che picchiavano troppo e facevano troppi falli, per esempio. Per dirne uno. Mentre oggi danno le medaglie. E lui aveva un modo di dire sbrigativo, ma insomma ogni fallo che facciamo è palla agli altri. E perché faceva dei discorsi e cercava di metterli in pratica con quelle squadrine che aveva sulla bellezza del gioco, sull'allegria del gioco, sul coraggio. E quindi il suo esordio in Serie A io l'ho vissuto con un grande entusiasmo, mi spiace per lei ma c'era sempre di mezzo l'Inter. E comunque... Con la sera alla Barona. Alla Barona? Improbabile. Sì, no, era più vicino alla stazione centrale, credo. Ma lui aveva la cena sociale il sabato, per cui ovviamente a lui e ai due colleghi amici di Pescara ho detto guardate se venite anche alle 11 mezzanotte a questa osteria. Ecco là. E infatti c'è venuto, non su una lavagna ma su un blocchetto, ha fatto vedere come avrebbe giocato domani, la sintesi era purché la palla ce l'abbia il più scarso, certo. Loro, dicendo anche chi era, ma era vero, lo sapevo anch'io, e ha vinto 2-0 a San Siro. Con l'Inter, alla prima di campionato. Mi pare. Con un portiere credo ancora minorenne, sì, alla prima di campionato. E quindi a me piace quando un allenatore cerca anche di avere delle idee e di condividerle, soprattutto sulla bellezza del gioco, sulla non muscolarità. Cioè a me Galeone, in parole povere, serviva anche, come mi serviva Tommasi, come mi serve il Barcellona adesso. Perché se hai degli esempi non passi per un utopista che certo. Parla di un calcio ormai scomparso, non certo. È vero, non è vero. Si può cercare la bellezza o almeno la non eccessiva muscolarità del gioco e insegnare la destrezza e non la tonnara. Questo secondo me era la sua, era il suo marchio di fabbrica. La sua cifra vera. Senti Gale, è vero che oggi ti sentiresti più a disagio o forse ti sei già sentito nelle ultimissime esperienze perché creare questo filo diretto con i giocatori come tu riuscivi a fare allora è diventato più difficile visto che loro appartengono a delle scuderie, a degli agenti. Sì, purtroppo sì. Ho pensato anche che... Ho fatto le due ipotesi. Una che sia diventato troppo vecchio io. L'altra che siano cambiati loro. Perché non avevo mai avuto effettivamente nessun problema con i giocatori. Ma assolutamente nessuno, mai. Dai rapporto, settori giovanili di rapporto. Dai settori giovanili fino alla Serie A. Perché... Ho fatto un po' di anni di settori giovanili, 5 anni di settori giovanili, C2, C1, non è che sia arrivato in A così per grazia ricevuta, no? E niente, alla fine, soprattutto l'ultimo anno a Udine, mi accorgevo che non riuscivo ad avere più un discorso con i giocatori, perché mi venivano a proporre delle cose, adesso ti faccio un esempio così per tagliare corto, se un giocatore... magari era in panchina, non giocava, eccetera, eccetera, venivo a sapere dal mio direttore sportivo che aveva telefonato il procuratore del giocatore, il quale mi faceva dire che non era contento di rimanere in panchina. Allora io dico, scusa, lo spogliatoio tuo è lì, il mio è qui, vieni dentro, ne parliamo. Dici, invece di farlo tangenziale. Ti dico perché, no? Cioè il rapporto diretto fra giocatore e allenatore, a parte che immediatamente, quando metti le cose in chiaro, scusa, io faccio giocare... chi ritengo tecnicamente più valido. Probabilmente privilegio, come diceva Gianni, il giocatore tecnico da quello che mena. Ma loro lo sanno e amen. Dopodiché faccio giocare quelli che io ritengo più bravi, punto e basta. A meno che tu non mi dimostri che prendo i soldi dal papà di quello lì, sono fidanzato con la moglie di quell'altro, eccetera, eccetera. Perché altrimenti, se non ho dei vantaggi, perché...
Ecco, invece adesso questo rapporto diretto non c'è più. Non c'è più, in più i giocatori io non li amo più tanto perché sono, e te lo dice uno che sicuramente non è legato a Carri. Ai Carri eccetera, no? O ai modi di comportamento, quelle robe lì, però hanno un potere spaventoso e non è giusto, non è più giusto, hanno un potere contrattuale che non gli compete, punto e basta, non compete loro comandare. In una società, in un gioco collettivo, ci sono dei ruoli che vanno rispettati, insomma, non c'è niente da fare. E loro non può diventare preponderante? No, assolutamente. Il loro ruolo è preponderante adesso, senti, io non li sopporto. Ti faccio venire un po' di nostalgia se ti faccio vedere questa prossima grafica. Sono io che palleggio contro il muro a Napoli. No, facevo 2000 colpi di testa. No, non sei tu che palleggi contro il muro. No. Il gattone. Questi sono i tifosi del Pescara che votarono a suo tempo il top 11, cioè la formazione ideale del Pescara, dei tuoi Pescara. No, non è giusta. Non è giusta? No. Correggigliela allora. Ma scusa, Paladini invece di Allegri, dai. Ma l'hanno votato loro. I tifosi. Hanno votato i tifosi. No, ma è vera, è autentica. Ma sai perché? Perché hanno messo il numero 8 in pratica Bacas Liskovic e non Allegri. E non c'era più il posto per Allegri. Per Allegri invece. Beh, se c'è Liskovic, scusami. No, Allegri no, per carità, fuori. Però, tutta la stima. Però io avrei potuto far giocare. Paladini con te non giocava perché era troppo cursore. Troppo cursore. E quindi poteva stare gli altri sta bene tu. L'hanno votato i tifosi. L'abbiamo... Ma Sara Berlinghieri una bella lotta. Sì, ma Sara era leggerino. Leggerino, Berlinghieri era più giocatore. Piaceva molto ai tifosi come tutti i piccoli. L'abbiamo ricavata da una ricerca, da una votazione che i tifosi fecero a suo tempo. Difensori in Italia come Righetti di Cara non ci sono oggi. Io terrei presente Tita. Tita, sì. Tita è un dimenticato, ma 3-0 all'Olimpico. Tita era un grande giocatore. Anche se il più amato da lui è la foto che segue, almeno mi risulta. Perché Bacca e anche Blaž Junior. Sliskovic. Questo era il tuo... Ho letto sul questa quotidiano sembra Gino sportivo. Cervi da giovane in Don Camillo, è uguale? Grandissimo giocatore. Grandissimo giocatore. Sembra ma grandissimo anche... veramente, non dico così. No, dovrei dirlo io, ma sembra un po' rotondetto anche in foto. Sì, non lo era. Lo trovi rotondetto, Nicoletta? No. No, non in maniera particolare. È il record europeo dei bevitori di caffè. Ah sì? Sì. E di sigarette. 25. Senti, sì. Io avevo in scaletta a questo punto, dato che la tua specialità, hai detto di Righetti di Cara, no? Una coppia centrale, che oggi non c'è. Allora avevo in testa a questo punto di inserire un discorso sulla difesa della Roma, perché mi intriga molto il fatto che dei nomi così altisonanti come Mexes, come Burdisso, come Guan, eccetera, ogni tanto vadano insieme. È vero che ai lati hanno poco, ma ogni tanto mi stupisce molto, no? Che giocatori di quella caratura, non so, sarà un problema di organizzazione, non lo so cosa sia. 30 secondi perché stiamo preparando una sorpresina nel frattempo. Guarda, lascia perplesso anche a me perché sono d'accordo con Gianni nel dire che la Roma forse solo l'Inter tecnicamente ha giocatori più bravi della Roma. Migliori. Ma forse, ma neanche, guarda, non ne sono nemmeno tanto sicuro. Per cui, non lo so, certamente come reparto, eccetera, non stanno giocando bene, soprattutto a sinistra, Riz, roba. È una mezza tragedia. Mezza. Cercano di fare fuorigiochi e se c'è sempre qualcuno che si addormenta. Come reparto non giocano bene, pur essendo dei buoni giocatori. Anche il terzino destro non è malissimo. No, tutt'altro. Però, senti Gale, noi lo sappiamo, lo sa anche lui, no? Che Gale è anche uno. Guarda. Sì, allora sì, stiamo vedendo questa immagine, la difesa della Roma, Rise è appunto quello che adesso ha questo momento davvero nero, ma insomma, in generale, mi pare che questi due centrali su tre, dove può scegliere l'allenatore della Roma, siano giocatori che individualmente sono fortissimi, ma che prendono delle bambole che nessun'altra squadra prende. E questa cosa ogni volta mi stupisce. Poi a turno, perché a se turno, guardi esatto. Bene una volta Burdisso. Si danno i turni a pigliare le bambole. Vabbè. Poi nevrotici, si fanno buttare fuori. Dicevo che Gale, soprannome per gli amici, è anche uno chansonnier. Gianni, noi ci ricordiamo una volta
Ci quella. Ricordiamo una volta in una cantina alla fine del programma Rai che facevamo allora, invitato Giovanni Galeone, Nicoletta senti questa, finisce la serata che era l'una, circa l'una e mezza, sì, andiamo in un'osteria, forse più tardi, in un'osteria che ha tenuto aperto per noi, molto gentili, molto carini, lui ci dà da mangiare e da bere, vengono le 3 alle 4 del mattino. Andiamo sotto perché c'è il piano bar. Lui scopre che sotto c'era un piano bar ovviamente chiuso, ma c'era soltanto una pianola, un pianoforte. Lui ha cominciato a cantare l'intero repertorio napoletano e parigino e a un certo punto, senti, a un certo punto scende per le scale un omino di questa notte e lo vediamo con dei mandarini in mano. Allora lo guardiamo, insomma avevamo un po' bevuto, eravamo allegri, e gli chiediamo cosa rappresenta quei mandarini, dice sono il fruttivendolo appena aperto sopra, orale era mattina, era mattina avanzata, questo per introdurre il concetto. Allora, le 7:15, sì, adesso bene, non facciamo dei miti, vabbè. Non c'era ancora il sole. Allora, in omaggio a Giovanni Galeone, stasera canta per te questa signora che si chiama Matilde Bocchi. Allora, Matilde Bocchi è una regista romana che ha una magnifica voce, che è parmigiano-parigina, per via di un padre che si chiamava Lorenzo Bocchi e che era lo storico corrispondente del Corriere della Sera da Parigi. E poi, se vogliamo esagerare dopo, racconteremo anche chi era il nonno. Matilde, io credo che tu abbia scelto un brano molto poco impegnato, una robetta, no? Che Oreste Till, Charles Trenet, una robetta così. Vada. Vado? Vada. Que reste t'il de ces beaux jours, une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanée, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage le chat visage de mon passé. Beh, Matilde, non so, non l'abbiamo, non l'abbiamo, sì, lo farà più tardi. Io ho cercato di dosare la partecipazione di Matilde, perché secondo me andiamo avanti fino alla fine. Con Matilde. E poi arrivo di mandarini. E poi arrivo di mandarini. Quello che mi ha abbastanza stupito, Matilde, grazie, ma ti riaspettiamo tra poco. Che mi ha stupito è che Gale sia riuscito a non alzarsi e non andare lì a cantare con lei, perché c'è stata la tentazione, magari alla dopo, prossima. Sì, lui ha avuto la tentazione, alla prossima, poi si è ricordato che era in televisione. Sì, cioè, beh, certo. Se non era in televisione, no, sicuro che era lì con Badala. Pur essendo disoccupato e senza speranza dopo quello che ha detto dei calciatori di oggi, sì, cioè, certo. Una squadra non la vede più. Certo. Forse la prossima. Ma che voce ha Matilde? Magnifica. Poi hai fatto una cosa vagamente jazzata, sì, di questa, sì, cosa. Stupenda. Grazie davvero di cuore. Non cosa so che notizie arrivino, invece, scusami. Sarà nata e cresciuta a Parigi con ascendenti parmigiani. Quindi già la era. E qui la era c'era già. E poi si è perfezionata. Che meraviglia. 1-1. Dici un po', Patrick. Purtroppo, Gigi, brutte notizie arrivano dalla Spagna, perché nel finale di primo tempo il Napoli ha subito ben due gol, uno al 43esimo di Nilmar e uno al 47esimo dell'italiano Giuseppe Rossi. Dunque completamente ribaltata la situazione purtroppo per i partenopei. Attualmente siamo nell'intervallo. Ne approfitto perché sono arrivate anche le prime mail, allora giro ai tuoi ospiti le domande dei nostri telespettatori. Sì. Sono entrambe per mister Galeone. Cristian da Piacenza ci chiede qual è il suo 11
11 ideale per la nazionale azzurra, mentre Gianni da Verona ci scrive perché mister Galeone, secondo lei Rebonato si è come perso per strada, ovviamente. Anche buonasera e complimenti a tutti. Grazie Patrick. Allora facciamo così, dato che abbiamo soltanto una trentina di secondi, rispondiamo alla seconda, la prima è dai Micrania. Rebonato è stato un giocatore formidabile che non ha fatto niente nella sua carriera. Centravanti con me in Serie B, 23 gol senza tirare rigori. Convocato alla nazionale olimpica di Zoff, quella che aveva Paolo Virbis, che aveva Mauro, che aveva Romano, cioè giocatori quello veramente... Quello che ha perso 4-0 con lo Zambia, Zoff ce n'era andato. Zoff ce n'era andato, c'era Mauro, c'era Cravero, c'era Tassotti, Rocca. C'era Tacconi in porta. Una grande squadra. Lui è andato a Firenze perché è stato l'unico giocatore insieme a Bosco a essere richiesto, noi vendavamo tutto naturalmente a Pescara. E lì a Firenze ha trovato, purtroppo per lui, Ramon Diaz. Ramon Diaz era un centravanti, non era una alla sinistra. Quella volta uno giocava a centravanti e uno giocava all'ala. E lui all'ala non poteva assolutamente giocare, così come non poteva giocare Ramon Diaz, e lui si è perso. Si è perso, non si è più ritrovato, un giocatore, ti assicuro, che aveva delle qualità. Che aveva grandi qualità. A Verona ne sanno qualcosa. Un altro intervallo per la pubblicità.